Matteo Renzi sì che ama l'Italia. La ama così tanto che è andato negli Stati Uniti per studiare come migliorarla. Non è mica stato facile. Lo sapete voi dov'è che Renzi riceve i suoi ospiti adesso? Pare che li riceva in questo posticino qui, il Four Seasons di Firenze, l'hotel degli sceicchi, dove una camera costa da 500 euro fino a 13.950 euro a notte. Mica male, eh? Pensate, Matteo avrebbe abbandonato questa bellezza per volare in California e lo avrebbe fatto solo perché ci vuole bene. Lo ha scritto sul suo blog. Vado negli Stati Uniti, ha detto, per imparare da chi è più bravo come creare occupazione, lavoro, crescita nel mondo che cambia, nel mondo del digitale, nel mondo dell'innovazione. Capito? Matteo è andato a imparare dai più bravi. E chi sarebbero i più bravi? Questi signori qui. Elon Musk, il fondatore di Tesla, l'uomo che costruisce le auto senza guidatore e vuole conquistare Marte. Sapete che cosa ha detto qualche giorno fa? Che gli esseri umani devono fondersi con i robot, altrimenti diventeranno obsoleti. E Renzi vuole imparare come si crea lavoro da questo qui? Bravo! In America, Matteo ha incontrato anche Tim Cook, il capo di Apple. Lui e Renzi sono amici da tanto tempo. Si sono incontrati anche nel 2016 a Palazzo Chigi. Matteo aveva annunciato a tutti gli italiani che Apple avrebbe creato 600 posti di lavoro a Napoli. Apple aprirà a Napoli. Credo circa 600 persone, si è visto i numeri. In realtà non è andata proprio così. La notizia è stata lanciata in maniera errata perché alla fine è un'accademia, quindi non erano posti di lavoro. È Union Camere che ha promesso posti di lavoro, sì. Non Apple. Eh sì, però che forma è una scuola guida, poi dopo la macchina se andava a terra. Tanti cari saluti. Un'università. Apple non ha creato nuovi posti di lavoro. In compenso, però, ha qualche problemino con il fisco. Secondo la Commissione europea, Apple deve pagare 13 miliardi di tasse all'Irlanda perché negli anni passati ha goduto di vantaggi fiscali illeciti. Ma Tim Cook si rifiuta di aprire il portafogli. In Italia, invece, Apple era stata accusata di non aver pagato 880 milioni di tasse. Alla fine ha trovato un accordo col fisco e ne ha pagati solo 318. Si vede che Renzi, i suoi amici, li tratta bene. Altro che imparare dai più bravi. Renzi è andato negli Stati Uniti a incontrare grandi multinazionali che fanno di tutto per sfuggire al fisco e che distruggono posti di lavoro. Aziende che tradiscono i loro paesi d'origine perché il mondo è il loro terreno di conquista. Secondo il giornale, è stata la fondazione Clinton a pagargli il viaggio in America. Perché i Clinton le hanno pagato il viaggio in California? I Clinton hanno molti amici nella Silicon Valley. Jared Cohen e Eric Schmidt di Google, per esempio, hanno aiutato Hillary a sbrigare affari diplomatici molto riservati e il PD ha finanziato più volte la fondazione Clinton. Solo nel 2015 ha versato una cifra fra i 101.000 e i 250.000 dollari. La verità è che Renzi è andato negli Stati Uniti a cercare appoggi politici dai suoi amici americani. Non solo. Si è fatto accompagnare da Marco Carrai, il suo vecchio amico, quello che gli pagava la casa a Firenze. Carrai si occupa di cyber security e ha tanti interessi nella Silicon Valley. Tra le altre cose, è socio della Signal, una società che si occupa di big data. La Signal è sbarcata in California nel 2015 per studiare il mercato. Ora fatevi una domanda. Pensate che Renzi sia andato in America per fare gli interessi dell'Italia? Secondo me, no. Fidatevi di nessuno.